questa è un'edizione molto particolare e molto molto importante. Per me è più importante delle altre, perché questo è un messaggio nel quale tu in un momento del genere dici: io non mi fermo, ma vengo qua e con più forza ancora sposto il tendone nel cuore della città, cioè dal lungomare dei sapori arriviamo nel centro. E la cosa che io ho percepito ieri sera quando sono arrivato, ho visto una città viva, cambiata, piena di cultura. Cioè, da sono arrivato, c'erano tutti i circensi che stavano lavorando e giocando, intrattenendo col fuoco, c'erano le proiezioni dei film negli schermi, c'era questa aria che si respirava felliniana. Poi ad un certo punto mi giro e boom, c'è il teatro lì, no? Meraviglioso, io l'avevo visto durante la ricostruzione, ho visto il rudere che era, ora è più bello che mai, ma la cosa che mi ha stupito di più è vedere due palazzi del 200 e del 300 trasformati in museo d'arte contemporanea. Cioè, oggi nel 2020 investire nella cultura, per me, io non so, ci sono veramente pochi casi dove veramente si investe nella cultura. E per me questo è un'iniezione di speranza, perché la cultura genera conoscenza, apre la coscienza, il senso di responsabilità, è un po' tutta la filosofia che all'Osteria Francescana noi portiamo avanti da 25 anni. Ecco, ho respirato questo e oggi tutti questi cuochi italiani e non, perché qua dietro abbiamo una cuoca canadese, la Jessica Di Maria Luigia, che interpreta la Riviera in base alla sua visione canadese, così come Taka nella pescheria interpreta la sua visione della Riviera attraverso un filtro della cultura giapponese. Cioè, hai capito? Non solo l'Italia, ma anche la biodiversità culturale che c'è, che è arrivata qua, in questo caso fa parte della nostra Osteria Francescana, perché alla fine il nostro menù di riapertura dell'osteria dopo il lockdown parla proprio di questo: with a little help from my friends, dedicandolo, prendendo spunto ai Beatles e da quello che hanno fatto con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ma senza, è stato erroneamente detto, è un menù dedicato ai Beatles, no, è un menù dedicato al mio team, alla mia squadra, a quello che sono i ragazzi che fanno parte della mia squadra, perché sono loro l'Osteria Francescana insieme a me, non Massimo Bottura. Massimo Bottura è Massimo Bottura. E allora l'espressione della biodiversità culturale in Francescana diventa anche l'espressione della biodiversità culturale ad Almeni, che partendo dalla materia prima dei nostri pazzeschi artigiani, allevatori, pescatori, casari, contadini, partendo da lì si trasforma e viaggia nel mondo. E questo è quello che dobbiamo fare: guardare il passato in chiave critica e mai nostalgica, per portare il meglio del passato nel futuro.